Icar, ho mosso sì. Ivan, ma che cazzo stai dicendo? Come sempre parlo di peptidi e parlo di sostanze potenzialmente utili per aumentare l'aspettativa di vita. Oggi parliamo del MOTS-C, o meglio che? Non lo so. MOTS-C, perché che cazzo stai? Mitochondrial ORF of the 12S RNA type C. MOTS-C. Sti cazzi. È un peptide mitocondriale. In particolar modo deriva dall'RRNA, ovvero per creare questo peptide di 16 amminoacidi bisogna tradurre una porzione di RNA ribosomiale del mitocondrio. Il MOTS-C non è stato poi così tanto studiato, in senso che costa tantissimo e dunque anche trial clinici in vivo non è che siano poi così tanto richiesti, molto probabilmente perché non c'è chissà quanta attenzione, visto che si cerca di utilizzare una sostanza molto meno costosa che è l'Icar, ok, o acadesina. E infatti partiamo da qui, partiamo parlando dell'Icar. Allora, l'Icar è una sostanza utilizzata in contesti di laboratorio perché l'Icar è un attivatore dell'MPK, ok. La MPK, ragazzi, la molecola che vi permette la stabilizzazione della glicemia, la molecola responsabile dell'effetto della metformina. La metformina funziona perché attiva MPK. Sì, agisce a livello intestinale, molte volte si è visto che la sua funzione è anche indipendente da MPK, visto che può agire attraverso la modulazione del microbiota e l'aumento di TUDCA, GUDCA, però, a dire la verità, la metformina attiva MPK. Parliamo di Icar perché quello che fa questo MOTS-C, che è questo peptide mitocondriale, è attivare Icar. Poi va ad agire, a dire la verità, anche indipendentemente dallo stesso. In condizioni di stress, che qualunque tipo di stress sia positivo che negativo, più positivo in questo caso, visto che comunque con l'andare avanti del tempo il MOTS cala, quindi quando arriviamo a 80 anni abbiamo un 10-20% del MOTS-C che avevamo prima. Questo vuol dire che, visto che comunque la vita più avanti si va, più effettivamente è stressante, insomma abbiamo imparato a gestire lo stress, non è che gli stressors cronici positivi aumentano il MOTS, no, lo abbassano come tutti quanti gli stressor cronici. Tuttavia gli stress acuti, quelli virtuosi come allenamento, digiuno intermittente, meditazione eccetera, perché ad esempio per me la meditazione può essere uno stressor, stare là fermo che due coglioni, ok, però a parte queste cose, diciamo la restrizione calorica, il digiuno intermittente, l'allenamento, l'esposizione al freddo mi aumentano MOTS-C. MOTS-C, come abbiamo detto, aumenta l'Icar. L'Icar che cos'è? L'Icar sarebbe un metabolita che si ritrova durante il ciclo dell'acido folico, quindi a un certo punto vi è la produzione di Icar, ok? Questo Icar, che normalmente è la parte del metabolismo indispensabile per la sintesi delle purine, in particolar modo dell'attimina. La caratteristica dell'Icar, tale da renderlo una sostanza ricercata quando vogliamo stabilizzare la glicemia, è la sua estrema similitudine con l'adenosina. L'adenosina, ragazzi, sarebbe la base per la creazione dell'AMP, dell'ADP, dell'ATP, ok? L'adenosina sarebbe una adenina col ribosio. In questo caso l'Icar è molto simile. Icar o acadesina è molto simile all'adenosina, tanto simile che utilizza lo stesso trasportatore per entrare nella cellula e viene preso dall'enzima che dovrebbe prendere normalmente l'adenosina per convertirla in AMP. L'AMP, l'adenosina monofosfato, attiva la MPK, che è la classica molecola associata a digiuno intermittente, dunque autofagia, aumento di sistemi antiossidanti, longevità, bla bla. Sebbene l'Icar sia molto meno forte nell'attivare l'MPK rispetto al naturale AMP che produciamo noi, a dire la verità produciamo anche l'Icar, però l'Icar lo possiamo dare dall'esterno, l'Icar si accumula. Infatti quando l'Icar diventa ZMP, infatti ZMP si accumula piuttosto che l'Icar, sebbene la ZMP, che sarebbe in questo caso l'Icar fosforilato, sia molto meno forte nell'attivare l'AMPK, la componente gamma dell'AMPK, la subunità gamma, si accumula. E il fatto che si accumuli ci consente di fare anche meno iniezioni, quando magari dovessimo trovarlo in giro, ci arriva a casa perché lo acquistiamo in un negozio online e quindi decidiamo di farcelo. Ma entriamo nel concreto, che cos'è che fa l'Icar? Allora, una ricerca del 2008 ha sottolineato come l'Icar poteva essere un ottimo supplemento per la performance di endurance, visto che i topi che assumevano Icar
notavano uno shift delle fibre di tipo 2 in fibre di tipo 1. Quelle di tipo 2 sono quelle glicolitiche, che vengono utilizzate per la forza, la potenza, sono quelle più ipertrofizzabili. Invece quelle di tipo 1 sono quelle ossidative, che udite udite, durante l'andare avanti dell'età, calano nell'infermità soprattutto. Che udite udite, durante l'infermità calano, perché se stiamo fermi non ci servono poi così tante fibre ossidative. Viceversa, sono anche quelle che, per carità, si ipertrofizzano meno rispetto a quelle di tipo 2, però avere buone fibre di tipo 1 è associato a buon quantitativo mitocondriale, quindi non è assolutamente male. Ovviamente, dopo un anno dalla ricerca, nel 2009, poco prima del Tour de France, l'agenzia antidoping ha detto: aspetta, qui è uscita questa ricerca su Leichhardt che fa vedere che la performance di doping aumenta del 44%, la performance di endurance, non possiamo assolutamente permettere che la gente utilizzi Leichhardt, lo banniamo. Bannato, quindi inserito nella lista WADA, non il MOZ ma Leichhardt. E nel 2012 addirittura un medico sportivo con altri soggetti che gestivano un traffico internazionale di Leichhardt sono stati arrestati, lo vendevano come sostanza che poteva promuovere una performance enorme. A dire la verità, per quanto riguarda i dosaggi precisi, non li sappiamo. Viene venduto su ampolle, viene venduto in ampolle di 50 mg, dove probabilmente le persone si possono fare dai 5 ai 10 mg, però realmente dei riscontri personalmente non ce li ho. Ho dei riscontri però sul MOZ. Perché sul MOZ? Perché il MOZ 1 non è nella lista WADA per ora, ma lo sarà secondo me molto presto. Costa molto di più ed è un peptide mitocondriale che poi direttamente fa aumentare Leichhardt. L'aumento del Leichhardt è preferito rispetto all'utilizzo di metformina, in quanto la metformina blocca il complesso 1 mitocondriale e può abbassare la performance di endurance delle persone, perché ovviamente va a portare un non catabolismo muscolare, ma una disfunzione. Poi aumenta l'acidosi, non è proprio il massimo in un contesto di performance, a meno che non utilizzate poca poca per stabilizzare la glicemia se siete persone con insulino resistenza o comunque avete delle competizioni e la metformina aiuta perché smorza anche la fame. Il MOZ in questo caso aiuta perché riesce a modulare i pathway enzimatici che portano l'accumulo di Leichhardt, quindi aumenta l'accumulo di Leichhardt e ha un effetto importante in 5 punti precisi. 1. Nel sistema nervoso centrale. Infatti Leichhardt ha la possibilità di aumentare l'irisina muscolare. Attraverso l'aumento dell'irisina muscolare va a stimolare BDNF e aumenta la plasticità sinaptica, quindi utile anche per la cognizione e utile anche per la biogenesi mitocondriale, in questo caso locale nel cervello. Nel tessuto adiposo, che riesce ad aumentare la termogenesi, quindi a regolare le UCP, quindi promuovere la differenziazione tra tessuto adiposo bianco a bruno, riesce anche nel tessuto adiposo a bloccare la lipogenesi, nel muscolo aumenta la beta ossidazione e nell'endotelio aumenta l'ossido nitrico. Non voglio andare troppo oltre perché ho messo tutto sul mio libro, trovate davvero tutto quanto qui, in modo tale che vi potete leggere lo studio scientifico, cercare bla bla bla. Comunque dovete sapere che MOZ sì, a dosaggi che vanno da 0,5 a 5 mg. 5 mg, se decidete di fare 5 mg vi consiglio di fare ogni 3 giorni, più che altro perché il portafoglio si svuota davvero. Se invece volete fare 0,5-1 potete anche farlo tutti quanti i giorni. Vedete voi, dai 3 ai 5 mg ogni 3 giorni, e invece se decidete di fare mezzo milligrammo ogni giorno va bene. Migliora la performance cognitiva, ma migliora anche la performance di endurance. Tanto che se siete degli atleti davvero avanzati e avete un po' di soldi da spendere, che nella maggior parte dei casi siete atleti avanzati, ce li avete, potete pensare di fare 2,5 mg di MOZ tutti i santi giorni. I vostri mitocondri ringrazieranno sicuramente. Bene, questa è una sostanza ottima, a dire la verità, cioè pazzesca. Ah, e c'è un'altra chicca in più. Può servire anche per la rigenerazione e per l'attivazione delle cellule staminali, perché quello che riesce a fare è evitare l'apoptosi di cellule staminali, in questo caso fibroadipose, che sono quelle che si possono differenziare, i fibroblasti, i miociti, eccetera. È consigliato provare a utilizzarlo anche in un contesto dove vi fate delle staminali per rigenerare dei tessuti assieme al cerebrolysin. Quindi MOZ più cerebrolysin può essere davvero un qualcosa di ottimale. Più folistatina, IGF-1, eccetera, però questi due sono davvero dei buoni peptidi. Ragazzi, come sempre, grazie dell'attenzione, ci vediamo al prossimo video e non vi dimenticate di acquistare il libro. Ciao!